Dopo 2 anni fermi ai box, riparte a tutto gas la 7ª edizione del Rally Drift Show di Talacchio, in un weekend ricco di appuntamenti e di novità per tutti gli appassionati di motori. La novità veramente fantastica per questo evento è questa gara che richiama il campionato italiano, quindi farà parte del campionato italiano di questo nuovo gruppo macchine N5. Quindi saranno 8 piloti che si stanno sfidando a livello italiano per aggiudicarsi il trofeo, quindi noi facciamo parte della gara del trofeo e queste macchine sono spettacolari perché sono comunque a trazione integrale, faranno una gara di inseguimento come era nel Memorial Bettega a Bologna. Altre novità che abbiamo il paddock libero, che quindi tutti possono accedere all'interno dell'evento pagando i 3 euro il venerdì sera, il sabato 7 euro e la domenica 10 euro, considerando che poi ci sono 2 notturne che finiranno indicativamente alle 23:30. Quindi la novità è che la gente che verrà dalle tribune riuscirà a vedere tutto il percorso che noi abbiamo e praticamente prepareremo, perché questo diventerà un autodromo al di fuori di un autodromo. I piloti in totale sono qualcosa più di 100, avremo piloti anche del campionato italiano drifting, poi ci saranno delle macchine history card, quindi macchine d'epoca, e delle special car, quindi ci saranno i prototipi, ci saranno degli api, quindi abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile lo spettacolo per dar spettacolo al pubblico. Ecco, magari tutti gli appassionati si attendono anche la presenza di Valentino Rossi, ci potrà già dire se ci sarà? Allora, noi siamo appoggiati con la collaborazione della VR46, Valentino è tra gli invitati, però nessuno sa se Valentino ci verrà a vedere, sappiamo che non ha impegni nella sua nuova professione che sta facendo con le macchine, speriamo veramente di cuore che la domenica sia con noi, comunque avremo tanti piloti della MotoGP già confermati. Va un plauso grande a Nicola Costantini, allo staff, alle centinaia di persone che lavorano per allestire questi 3 giorni, e per noi è un evento che promuove, valorizza, fa conoscere in giro per l'Italia il territorio del Pesarese, di Vallefoglia, di questa vallata, e anche le sue forti attività economiche che sono in forte ripresa, quindi anche un messaggio di ripresa economica e di futuro migliore di questo territorio. Nel 2017 avevo fatto una legge che aveva l'obiettivo di promuovere le Marche come un territorio di terra di piloti di motori. Devo dire che in questi anni il lavoro che è stato fatto è veramente enorme, sono tantissime le iniziative che vengono fatte, che hanno una valenza non solamente regionale ma anche nazionale e internazionale. Questa corsa, questa gara, questo racing rientra all'interno di queste iniziative. Il fine settimana, bellissima anche l'idea di utilizzare e fare anche le corse anche di notte, perché darà sicuramente alle persone che magari di giorno lavorano o che sono impegnate di poter partecipare. Voglio anche ricordare che quello che sarà il ricavato possibile grazie appunto alle persone che verranno a vedere questo evento verrà fatta attività di volontariato, quindi risorse che saranno messe in beneficenza. Questa 7ª edizione, come tutte le altre, si svolge a Talacchio, una terra che grazie anche a suo figlio è diventata terra di piloti e di motori. Terra di piloti e di motori, sì, e questa manifestazione ricalca proprio questo crisma qua, ed è una manifestazione molto importante alla quale speriamo partecipi molto pubblico, molta gente, ecco, ma sono sicuro che sarà un grande successo.